social, eccetera, 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 sono qui finalmente con Miriam Moore. Ciao, ciao a tutti. Allora, un grande anche piacere. Anche per me è sempre sentirti. Ma per me ancora di più, perché comunque, come ti avevo scritto, sei stata l'anno scorso in corsa proprio negli ultimi tempi fra le pornostar, perché ormai si chiamano pornostar, insomma non basta per un'attrice, pornostar, tra le più cercate, tra le più anche visitate. Sono contentissima e non me l'aspettavo, perché con tante belle ragazze che sono uscite quest'anno, perché quest'anno veramente è uscita un sacco di roba, un sacco di ragazze nuove, un sacco di talenti, veramente tanti, quindi non me l'aspettavo. E tra le italiane veramente ce ne sono tantissime di nuove, veramente che tanta roba, tanta roba, quindi certo. Non me l'aspettavo ovviamente. Ma te forse hai raggiunto il tempo giusto perché le persone ti conoscano ora bene, quindi anche a livello diciamo sì di personaggio sei stata tra virgolette digerita e quindi vieni cercata proprio perché ormai sei una realtà, diciamo, mentre magari altre persone si sono affacciate un pochettino dopo di te, quindi nonostante ci siano sempre delle grandi potenzialità magari gli manca ancora quel piccolo passaggio che te magari invece già sei già in corso d'opera, insomma, già in corso d'opera o hai già superato, insomma, no? Spero di sì, spero di colpire sempre più persone, spero che continui così. Sono veramente contenta che la gente mi cerchi, mi conosca, perché veramente, te lo dicevo anche nella prima intervista che abbiamo fatto, che non è che non credo in me stessa, però insomma, soprattutto vedendo la concorrenza, quando sono entrata in questo mondo ci sono andata cauta, insomma, non mi aspettavo tutti quanti questi apprezzamenti, ecco. Allora, senti Miriam, rispetto ai primissimi tempi, quando te comunque avevi già cominciato a fare scene a Praga, quindi scene con Giorgio Grandi, eccetera, quindi già ti eri cimentata un po' in quello che comporta girare per Legal, per quel tipo di studio, se poi dopo, continuando sempre questo percorso, hai aperto anche, diciamo, piattaforme tue. E poi hai fatto anche delle collaborazioni che oggi è un po' la strada, diciamo, oggi costituisce un po' la strada che chi più chi meno a livello di hard o comunque, diciamo, adult content creator, tutti fanno, no? Collaborazioni con vari altri esponenti del settore. Ho fatto una bellissima collaborazione a Firenze con Exout, con i ragazzi di Exout, Giulia e Nicola, che sicuramente il tuo pubblico conoscerà perché anche loro spingono forte, insomma, no? Sulle loro piattaforme. È stata veramente una bellissima esperienza perché loro sono bellissime persone innanzitutto, si è lavorato bene, si è fatta veramente delle belle scene dove c'era proprio complicità, si stava divertendo, era molto oltre diciamo l'attore, no, che trovo in scena, perché a parte che loro sono miei coetanei, quindi ci siamo trovati subito bene. Poi appunto, loro erano una coppia, loro sono molto, molto aperti, molto tranquilli, scherzano, ridono, è stata veramente una bellissima esperienza, mi sono divertita a fare quei video che ce n'è ancora uno che deve uscire, che ancora non ho fatto uscire, farò uscire, non lo so, vedremo quando deciderò di farlo uscire. Nel frattempo vedo che la gente continua a godersi quello che ho postato gratuitamente sul Pornhub. E poi ci sono quelli che hanno postato Giulia e Nick anche sul loro canale, ci sono ben due altri video perché Giulia si è cimentata nell'anale da professionista con il flag questo. Ecco qua, esattamente lui ha voluto provare questa esperienza, quindi no, ci siamo divertite veramente tanto, è stato molto carino recitare perché per la prima volta ho recitato, ho fatto questa mini scenetta carina dove appunto lì l'insegnante a cui chiedo di andare a fare ripetizioni, ma poi sotto sotto voglio qualcos'altro. E niente, è stata veramente una bellissima esperienza e spero di collaborare ancora con loro, spero di riuscire ad organizzare ancora qualcos'altro perché ci sarebbero veramente delle bellissime scene. Ho visto, molto contenta.
in uno dei video che te fai una scena lesbo con lei, con Giulia, no? Particolare mi sembra, che è molto dolce anche perché lei, diciamo, lei è quella che, diciamo, ti impegna, diciamo, no? E te gli sorreggi la testa, ma con una certa delicatezza, insomma, no? Che è una scena molto soft, direi, molto carina. Mi ha detto, guarda, proprio, diciamo, dal punto di vista femminile, se si vuole, anche una scena dolce. E lì è arrivato un po' il contrappasso, diciamo, tra quello che poi ti si vede di solito, tra come ti si vede di solito, magari nelle scene su Anal Vide, no? Sì, che Quindi sono un po' più. completamente diverse ovviamente, quindi sì, da un altro aspetto fare queste scene, immagino anche vedermi in queste scene sia totalmente un altro mondo ovviamente. Ecco, ad oggi ora con queste collaborazioni da una parte e con le scene girate anche dall'altra, quanto ti senti di aver dato di te stessa nel settore e quanto invece credi ci sia ancora di te a livello erotico, sessuale, che ancora No, io mai. penso di non aver dato ancora, tra virgolette, molto, cioè nel senso sto ancora imparando a gestire la scena, a migliorare delle cose, a magari in alcuni momenti, soprattutto nelle scene legal, sorridere un pochettino di più, perché comunque non è molte volte molto semplice, no? Però io penso di avere ancora tanto da dare, penso che ancora ci sia veramente tanto. Poi la sessualità è una continua scoperta, no? Quindi di conseguenza penso che non possano che scoprire con me. Cioè, l'anal stesso per me è stata una scoperta che ho fatto praticamente con il pubblico. Man mano che il pubblico vede le mie scene anali, quello è sempre un andare oltre l'anale, perché io veramente ho iniziato insieme a voi, con voi, per voi praticamente, perché io volevo entrare nel porno, ma non volevo fare anale inizialmente. La barzelletta sembra adesso, no? A sentirlo così. Però è vero, è così, quindi penso di poter dare ancora tanto, di poter migliorare sempre di più, di poter coinvolgere sempre di più, sto cercando di iniziare a parlare sempre di più, anche magari nei soli, cerco di coinvolgere di più lo spettatore, c'ho tanto da imparare, veramente tanto, e spero di fare sempre più collaborazioni con persone che io reputo in qualche modo migliori di me, da cui posso prendere spunto. Già mi è successo, ho lavorato veramente con tantissimi artisti che sono spettacolari e da cui man mano ogni volta si apprendono sempre più cose, sempre di più veramente, c'è sempre da migliorare e c'è sempre da scoprire, soprattutto sessualmente parlando, tra tutti quanti i fetici, cioè tutti quanti gli ambiti che ci sono, c'è sempre da scoprire, sempre veramente. Quello che ti dà una collaborazione rispetto a quello che viene dato invece attraverso un set di una produzione, che differenza c'è, diciamo, quindi fra la sfera, diciamo, del girato ai fini poi della condivisione su una piattaforma e invece il lavoro che c'è dietro a una scena professionale fatta per una produzione che poi, bene o male, ha tempi diversi e tratta, Esatto. diciamo, anche diversi metodi per trattare il problema dell'attrice. Se le cose vengono fatte bene, il lavoro, la fatica, l'impegno che ci metti dietro è esattamente uguale. La differenza che ho riscontrato io, soprattutto perché comunque io cerco collaborazioni con persone con cui c'è una certa affinità, non voglio fare collaborazioni a caso, non è mio interesse solo per postare video e per avere materiale. Con i ragazzi di Exout mi sono trovata molto bene. Sono veramente contenta. La differenza sta appunto nel fatto che, in un certo senso, a parte poi magari quando ti incontri, magari le cose non vanno bene, o magari gli sguidi che possono esserci in successiva, però con un collaboratore con cui fai un video tu ti scegli. Scegli il collaboratore, la situazione è molto più rilassante. Ovviamente non c'è un produttore, un regista che viene pagato, deve stare 8 ore e quindi ha intenzione di concludere la scena in fretta. Ci si può prendere tutte quelle pause che si vuole, si fanno le cose molto più tranquillamente rispetto alla produzione. Il lavoro, ovviamente, e la fatica che c'è dietro sono gli stessi, assolutamente uguale alla produzione. Ecco, quindi Mi sembra un pochettino più rilassante, forse per l'ambiente che si crea, che è più domestico rispetto, no, appunto al posto di lavoro, dove sai che c'hai degli orari da rispettare, è una tabella di marcia da seguire.
comunque qualcosa che ottimizza un po' i tempi morti, diciamo, delle produzioni, anche quello di utilizzare un po' le piattaforme e quindi implementare un po' anche il materiale che uno mette a disposizione. Nel momento in cui la produzione te non ce la puoi raggiungere per qualche motivo, anziché magari stare fermo, a quel punto scatta la possibilità di mettere un po' di contenuti di solo o magari di coppia o eccetera eccetera, e quindi automaticamente comunque si produce nuovo materiale che finisce poi in quelli che sono i tuoi canali che hai aperto recentemente, in realtà magari qualche mese, no? Già sì, in qualche mese che sono aperti. Che non c'è ancora molto materiale, ma continuate a seguire che posterò, arriverà dell'altro, ci sono delle belle sorprese, anche perché c'è anche un'altra collaborazione di cui posterò un piccolo trailer, in realtà poi il video completo sarà a pagamento su un'altra piattaforma, ed è una collaborazione con una ragazza di cui non voglio dire nome per non fare spoiler, ma vi dico che è una persona, una ragazza molto conosciuta in legal, non italiana. Poi vedremo cosa uscirà fuori, insomma, magari adesso la gente inizia ad immaginare, ma chi può essere, chi non può essere, chi mi segue bene le storie, ha già capito. Il toto collaborativo, insomma, però già diciamo un'idea non se la fa. E allora, praticamente, quindi l'anno scorso è finito così, nel senso, è finito un po' con queste diversi canali aperti, sia quello diciamo tradizionale, produzione tradizionale, sia quello diciamo più 3.0, diciamo, quindi quello inerente un po' più la creatività, diciamo, rivolta alle piattaforme Pay o comunque Pornhub, eccetera. E nell'ottica invece, appunto, ritornando alla faccenda produzione, come si sta evolvendo la tua carriera? Sei rimasta, diciamo, legata alla dimensione legal, comunque la dimensione, diciamo, anche stilisticamente parlando, vicino al legal porn, o anche lì, sia per il nome di produzione che per tipo di scene, ti stai evolvendo e stai cercando altre soluzioni, o ti hanno contattato anche per altre soluzioni? Vabbè, innanzitutto, ti avevo già accennato, non posso fare molti spoiler, però io a novembre sono stata anche a Napoli con Mary Ryder, Capitano Eric, Jesse J, che mi hanno coinvolto in un progetto veramente fighissimo, che spero ne parleremo, insomma, il più presto possibile. A parte questo, Budapest è stato il mio novembre, praticamente. Ho organizzato tutto quanto per farmi questa settimana lì a Budapest con Bree Babes, l'agenzia, e mi hanno trovato veramente dei lavori molto bene. Anche lì mi sono trovata molto bene, ho sperimentato varie cose, ho provato il mio primo VR, per esempio. Ho recitato molto, tutte quante queste scene recitate mi sono piaciute. All'inizio ero un po' timorosa, non ero proprio tanto convinta, anche perché l'esperienza con X Out mi rendevo conto che ero un po' più frenata. A Budapest mi sono sentita molto più sciolta, anche nel recitare, nel fare le scene, mi sono sentita anche veramente tanto apprezzata dai produttori, che sono stati veramente contenti, e anche io sono stata veramente contenta di lavorare, spero di riorganizzare presto anche una bella tappa a Budapest. Sarei dovuta andare poi subito dopo Budapest a Praga, per Nikis, purtroppo non sono stata tanto bene, ho dovuto rimandare, poi ci sono state le vacanze, e vabbè, si rimanda tutto quanto al 2022, così almeno facciamo un bel 2022 esplosivo. Anche una novità, mi sembra che un po' tra i due di queste cose che mai detto sia stato anche il discorso della sperimentazione, diciamo, anche di un principio di recitazione all'interno delle scene, no? Che sì, esatto. In precedenza non avevi sperimentato, insomma, però diciamo ti ha un po' divertito, no, questa cosa? Sì, è stato molto divertente, è stata veramente una bellissima esperienza per me, molto, veramente molto bella, diversissima ovviamente rispetto a quella di Legal, sono due cose diverse che non credo si possano mettere a paragone. Penso che continuerò a fare tranquillamente entrambe le cose, io te l'ho detto anche l'altra volta, dove mi chiamano vado, voglio sperimentare un po' tutto e vedere un po' tutto. Sicuramente ci sono magari delle cose per cui mi sento
un pochettino più a mio agio a farle. Mi piace molto, mi piacciono molto le scene a tre, con magari con la donna, come con Ex Out. Però sono pronta a sperimentare tutto e sono anche pronta per tornare in legal. Ecco, certo. Poi da un po' che non escono mie scene in legal, certo, quindi anche lì chiaramente rimanendo poi sempre comunque con quella, te mi dicesti forse, non lo so, che anche fisicamente avresti poi comunque era un processo in fieri, cioè che comunque avresti lavorato anche sul fisico, no? Sì. Ma in realtà mi sembra che comunque ma io vedendo anche le ultime cose, vedendo anche le ultime foto, credo che comunque sono le ultime foto, ti hai mantenuto i tuoi tratti fondamentali, che sono quelli di non, non c'è stato un dimagrimento forzato, un voler cambiare un po' questo tratto che è il tuo fisico, che anche, se si vuole, anche il tuo punto di forza, diciamo, no? Quel fatto che sei naturale e che non sei cambiata rispetto ai primi tempi, ecco, fisicamente più di tanto, secondo me. Non è mia intenzione cambiare, solo magari migliorare qualcosina, più che altro rassodare qualche piccola parte, perché rende meglio se è rassodata, ma il resto. Forse con queste feste ho pure messo qualche chiletto, quindi mo vediamo poi a gennaio che riprese escono, dai, un pochettino di carne ci deve essere, però, se no che tocco. No? Le vacanze, le vacanze poi, insomma, se sai che minimo non ho mangiato, no? Ma sinceramente, appunto, in questo caso mi sembra, vedendoti un po' nei completi, sia sul legal o comunque completini di vari generi, sia tutto dove deve essere, insomma, sia tutto nella norma, sì, assolutamente tutto nella norma. Senti, dal punto di vista, questi occhiali che te al solito vedo che hai, insomma, sì, sono un vezzo o ti ci vogliano, diciamo? No, mi servono, perché sennò vedo tutto quanto sfocato, tutto quanto come le talpine. In scena non me li fanno mettere, ovviamente, a parte per qualche foto, se ci sta con l'outfit me lo lasciano, però comunque vedo, non è che non vedo, vedo un po' sfocato, però vi vedo. Comunque quando il cazzo sta vicino lo vedo benissimo, quello non c'è problema, il problema è da lontano, quindi quello forse è un problema generale, insomma, però nel momento in cui uno se lo trova in prossimità, diciamo, sa come... No, perché comunque è carina la trovata, perché ha quel tocco magari originale, perché non tutte le pornostar poi hanno adottato questo look, no? Quindi magari... Mi piacciono poi questi occhiali, mi piacciono veramente tantissimo, quindi quando sto senza occhiali mi sento strana, mi sento diversa, io mi vedo con gli occhiali, la verità. È un accessorio che ha il suo perché, insomma, no? Quindi volendo è necessario, però allo stesso tempo, diciamo, ti caratterizza, perché ora la gente che ha visto tante foto tue con gli occhiali comunque ti ha imparato a inquadrare bene, te sei quella con l'occhiale, insomma, sì, sì, no? Di solito, poi magari ci sono anche delle scene dove comunque delle foto dove non ce le hai, però il cervello, diciamo, fa quel tipo di associazione mentale, insomma. Ecco, quindi mi dicevi, a questo punto, anche appunto con la produzione, insomma, come Mary Ryder lavorerai, cioè ho già lavorato, c'è qualcosa in corso? Ho già lavorato per loro, sì, c'è già un progetto veramente figo, di cui purtroppo non ti posso dire niente, mi dispiace tantissimo di questa cosa che non ti posso dire niente, ma credimi che quando uscirà fuori sarà un progetto veramente pazzesco. E spero di lavorarci poi anche per la produzione, sì, perché no, siamo già in contatto, poi te l'ho detto, ho avuto problemi di salute, quindi ho dovuto rimandare un po' tutto, però eravamo in contatto, sì, per dicembre, anche con Mary e con Eric. Comunque te l'hai, questa apertura, diciamo, che hai lasciato un po' alle produzioni in generale, secondo me è stata positiva, perché... non ti sei focalizzata su un genere solo, su un genere unico, ma hai fatto in modo che anche la tua alto profilo, la tua carriera possa, diciamo, spaziare un po' anche in dimensioni differenti, più o meno professionali, più o meno materiali, più o meno hard, più diciamo recitate, appunto, da prima, oppure più estreme. Cioè, hai lasciato un po' le porte aperte, questo non è stata una cosa di tutte, perché tante persone o tante altre ragazze ho visto che
si sono un po' orientate ad un genere unico per motivazioni evidentemente che non so, gli conviene, si trovano bene solamente con quello, per carità. Però alla fine, magari per chi ti guarda, desta curiosità il fatto di vederti certe volte in una veste che è quella con cui sei venuta, diciamo, alla luce a livello professionale, e certe volte in una veste magari completamente diversa. Certo. Quindi un po' di eterogeneità, diciamo, a livello anche professionale. Forse per il proseguo della carriera è utile perché ti allunga i tempi poi, no? Spero di sì. Non è che l'ho fatto pensando a questo, io l'ho fatto perché semplicemente, come ti ho detto, voglio sperimentare un po' di tutto. Poi magari non escludo che con il tempo troverò una mia strada che mi piace di più e magari dico ok, punto su questo perché mi piace, vende e quindi vado solo su questo. Per adesso no, per adesso voglio sperimentare un po' tutto e capire bene cosa mi piace e cosa non mi piace. E per adesso direi che sta andando molto bene, sta piacendo un po' tutto. Non hai trovato cose che, diciamo, dei no che non rifaresti o pratiche che comunque proprio ti rifiuti a priori? Parliamo di cose abbastanza estreme, però a me per esempio non piace il vomito, lo scatto, queste cose qua che magari alcune produzioni fanno, queste cose qua probabilmente no, però per il resto sì, anzi consideravo anche il bondage, il BDSM, non lo so, un po' tutto, però queste cose così estreme che basta mettermi e mi fanno un po' schifo, no. Senti, fisting, che ne dici? L'hai provato? È legal? No, io non l'ho ancora mai provato, però ho fistato Lena Moon in una scena e Siren the Man. Sono, tra l'altro, Siren, mamma mia, veramente eccitante stare lì a guardarla mentre fai il solo. E, no, ho fistato solamente, per adesso ancora non mi hanno mai fistato, ma sono pronta anche a quello, ormai dopo... Dopo, con Legal, dopo che hai preso due cazzi in culo puoi fare tutto, ma pensi di poter fare tutto, dici ok dai proviamo, tanto che sarà mai, ormai ho preso due cazzi in culo, dai proviamo, ormai io ragiono così per tutto proprio nella vita, ma anche al di fuori del porno, ormai anche quando i miei amici dicono non può essere peggio di due cazzi in culo, forza, se ce l'ho fatta io puoi farcela anche tu. Beh, diciamo che è un po' anche una specie di una specie di prova del 9 anche per un fatto caratteriale, perché ora faccio una metafora che magari non c'entra niente, perché di solito si dice quando hai superato le cose, diciamo, le cose che fai nella vita, se non ti ammazzano ti rafforzano, no? Ecco, lì nel senso, comunque sono prove che in questo caso sono sia mentali che fisiche, poi, perché non è, si deve pensare che una persona che va a fare un certo tipo di scena tutto consista solo nella dilatazione, cioè c'è un discorso anche mentale a molto punto. Certo, bisogna stare veramente tanto rilassati, tanto tanto, chi fa anal lo sa, è una parte fondamentale dell'anale. E quindi magari se te fai, ti sei trovata a fare anal a livello appunto di una doppia penetrazione o anche una tripla nel caso di chi l'ha fatto le triple, perché comunque c'è anche quella, no? Sì, c'è anche tripla. Concepire la tripla, concepire una doppia è comunque uno step, diciamo, mentale che poi ti porta magari anche nella vita, come hai detto te, non so, a ragionare in termini di chissà cosa sarà questa cosa che devo fare, ma non sarà mai impegnativa o comunque pesante come una tripla penetrazione in un set porno di quelli proprio strong, no? Esattamente, sì, hai azzeccato la metafora, bravo. Effettivamente io ti ripeto, lo uso come metodo di giudizio ormai per qualunque cosa, non può essere peggio di quando la prima volta andavo là pensando che chissà cosa sarebbe successo, anche perché io veramente avevo paura ovviamente di uscirne distrutta ovviamente da questo anale, poi insomma con ragazzi di colore si sa che le dimensioni sono quelle che sono, quindi una parte pure che si spaventa un po'. No, però comunque, come ti avevo già detto, tutti professionalissimi, tutti tranquillissimi, tutti a chiedermi se stavo dolore, come stavo, come tutto, un sacco di lubrificante, tanto, tanto, tanto.
la prima scena che ho fatto, in teoria non c'era il pissing, ma ne sono uscita che stavo piena, tutti quanti i capelli, tutti oliosi, pieni di lubrificante. Sembrava che avessi fatto il pissing anche con Dylan. In realtà no, non era una scena di pissing, era semplicemente che mi ha inondata di olio per farmi stare tranquilla, rilassata, appunto, e farmi stare il più a mio agio possibile. Anche perché era veramente una delle mie primissime esperienze anali, non la prima, perché ovviamente nel privato l'avevo un po' provata prima di andare a Praga, ma parliamo comunque delle mie primissime esperienze. Lo sto scoprendo insieme a voi, ripeto, l'anale. È una cosa proprio insieme a voi nei video soprattutto. Senti, ma a livello, diciamo, personale, a livello privato, questo tipo di sessualità che te fai comunque sul set, ti condiziona nel senso che la ripeti volentieri anche per conto tuo, oppure nel privato cerchi un approccio un pochettino più basico, diciamo? No, dipende da quanto sto ispirata. Comunque, da quando ho provato l'anale sul set, tendo molto a volerlo ripetere anche in privato, in maniera più tranquilla, più soft, in modo da riuscire a godere di più della cosa e capire meglio, no, come funziona quest'altra pratica, perché comunque veramente è una cosa da sperimentare ogni volta, non è subito, si penetra e senti piacere come invece è il rapporto vaginale. Ecco, quindi diciamo anche lì è un po' da vedere, nel senso non c'è una regola, ma Io è comunque una in ogni cosa. caso, sì, ti ripeto, provo anche, mo mi sono un po' fissatina con l'anale, anche in privato cerco di provarlo in maniera più soft, più tranquilla, però sì, voglio provarlo. Anche perché mi piace poi sperimentare, fare le cose che provo sul set, anche magari posizioni, riprovarle a fare a casa, che poi è più difficile ovviamente quando le fai a casa. Eh Anche beh, perché gli certo, sì. attori sono abituati, prendono, ti rigirano come vogliono, sanno già come devono metterti, giustamente, con tanti anni di esperienza sanno già benissimo come devono fare. Il ragazzo a casa c'è un pochettino più di difficoltà, però. Ma te gli fai vedere un video a lui, perché a quel punto gli dici: guarda, funziona così, io sto là, te fai questa cosa, e quindi insomma anche lui si attrezza poi, nel senso. Loro non vogliono essere coinvolti in queste cose, guarda, non vogliono essere coinvolti. No, Ah, cioè nel senso anche. i miei partner fino adesso non vogliono essere, non vogliono, non sono mai, non si sono mai interessati, non vogliono essere coinvolti in queste cose. Ah, nemmeno se uno gli dice: ma guarda, c'è sto video che io, insomma, ti faccio vedere un attimino a che punto arrivo. Che uno dice: boia, se mi dice così, chissà dove si va a finire. E invece non lo voglio nemmeno vedere. No, vabbè, vedere no, però insomma. Non vogliono partecipare attivamente alla cosa, questo è sicuro. Ah, tutti insieme, nel senso, più gente, ecco. E vabbè, ma Savello, vabbè, posso anche capirlo, però ecco, se si tratta di un rapporto a due che si ispiri magari anche un po' a determinati performance un pochettino più ardite, quello può essere già un punto, può essere già un metodo, diciamo, di confronto, di ah, guarda cosa succede in un set hard estremo. Proviamo a replicarlo, insomma, no, Sì, nonostante non sia è molto. vero. Poi a letto io sono sempre per lo sperimentare, cambiare, provare, quindi si propone Ecco, la cosa. sempre una cosa in corso d'opera, insomma, no? Anche nel privato, perché c'è sicuramente chi dice lo faccio sul set e non lo faccio nel privato, e chi invece dice spesso lo faccio sul set e anche nel privato mi trovo bene nel replicare poi queste Sì. pratiche, insomma, no, anche lì la decisione, l'orientamento è vario, insomma, ecco. E dunque, allora, praticamente a livello, come si diceva all'inizio, social, a livello un po' digitale, quindi te diciamo, ti fanno tante domande, sei, diciamo, una disponibilissima a livello anche coi fan, con chi ti segue, quindi sei, diciamo, ti metti, diciamo, anche proprio a servizio per le cose che ti vengono chieste, e mi sembra che sei a un rapporto diretto, ti piace avere un rapporto diretto con i follower, no? Non sono una che sta molto attaccata alle chat, però sì, ogni tanto leggo i messaggini, se vedo che insomma qualcuno mi scrive qualcosa di carino sui video, fa qualche domanda, rispondo più che volentieri. A volte le persone sono un pochettino moleste, capita anche questo purtroppo,
Però io cerco di un po' anche selezionare anche sui social le persone appunto a cui rispondo i messaggi, anche perché si capisce dal modo in cui approcciano di solito le persone, no? Sì, con loro mi piace, con questi fan così più molto rispettosi del mio lavoro, mi piace assolutamente averci un rapporto, mi fa piacere che mi facciano domande e che vogliano anche a volte fare game con me, perché molti appunto adesso da quando mi hanno scoperto, insomma, mi chiamano per magari fare una cam, conoscermi così, no? Di persona, tra virgolette, preferiscono piuttosto che magari vedere il video in schermo, no? Una certa, gli viene la curiosità di conoscere e di parlare veramente con la persona. E sono contenta di questa cosa, sono veramente contenta. Poi ci sono alcuni fan con cui è veramente piacevole parlare, ci sono alcuni prediletti, diciamo, con cui è veramente piacevole fare conversazione ogni volta, scambiarsi le idee, chiedere quale scena ti è piaciuta, qual è stata l'impressione quando l'ha vista. Sì, è una cosa molto molto carina. Purtroppo sono veramente tantissimi messaggi, quindi è impossibile rispondere e stare dietro a tutto. Però quando capita il messaggio particolare, che è appunto ti dice magari delle cose particolari, non puoi non fermarti, insomma, a mettere il like, a rispondere, a ringraziare. Quindi c'è anche un po' di qualche consiglio, qualche parere, anche semplicemente proprio di dialogo, diciamo, quindi Sì, un confronto perché no? dialogico, senza bisogno, ecco, di scendere poi, insomma, alle canne, nel senso tradizionale del termine, insomma. Però, ecco, te mi hai detto sì che non te l'aspettavi un po' questa risposta, diciamo, da parte della gente e tutto quanto. Sicuramente, però l'idea è un po' è quella che nel caso tuo, come nel caso di diverse altre, questo fatto di essere un pochettino di essere diventate, tra virgolette, popolari come pornostar, vi abbia rese un po' dei personaggi a tutti gli effetti, cioè comunque persone che vengono cercate spesso con tanti messaggi, venite spesso interpellate, venite spesso. Non lo so se a te ti è capitato magari che qualcuno ti proponesse anche come influencer o roba del genere, magari. Qualcosa del genere, sì, chiedono anche, poi io vabbè rifiuto perché non è diciamo il mio interesse, però sì, chiedono anche queste cose qui, ti contattano anche molte pagine per sponsorizzare i vari prodotti in vari modi, proprio come gli influencer. Io, a meno che non siano cose specifiche del settore, preferisco evitare perché non è una cosa che mi interessa. Se fosse qualcosa di relativo al settore, anche solamente sex toys, come è successo che mi hanno mandato un lubrificante, per esempio, lì tranquillamente faccio anche questa mini influencer, diciamo, però per il resto preferisco mantenere la mia carriera, insomma, sì, ok, sicuramente sono anche un personaggio, però non è quello il mio obiettivo è veramente recitare, fare le scene, perché è veramente quello che mi piace. Poi il personaggio, tra virgolette, è una conseguenza che tu sia anche un personaggio, però non è quello che mi interessa, a me veramente piace girare le scene, mi piace la risposta che c'è alle scene, la gente che mi scrive in chat, ho visto i tuoi video, complimenti, ho visto questo, ho preso quest'altro, quella per me è la parte bella. Ecco, in certi altri casi magari, ma io direi in generale, comunque, mai come ora l'arte secondo me è diventata anche un po' un trampolino di lancio verso anche una vita digitale, sempre chiaramente, che parte da lì e poi finisce anche appunto nell'ambito del glamour, nell'ambito della moda, nell'ambito della. Sì, è vero. E è buffo questo fatto, è singolare questo fatto che molte di voi, partendo da questo territorio comune, diciamo, poi vengono cercatissime perché comunque sono dei nomi famosi, tra Sì, virgolette, cioè dei nomi che la gente comunque conosce, è vero. anche per passaparola. E di conseguenza, in rete, dal momento che uno cerca quel nome, cerca quel riferimento, perché non cercarlo anche poi per una dimensione un pochettino più trendy, un pochettino più fashion e meno hard? Quindi una persona magari proprio anche fa un attimino un salto di categoria, diciamo, senza smentire poi le radici che
che restano quelle. Mentre una volta era diverso, no? Una volta era visto un po' più come un qualcosa da censurare l'arte, no? Oggi secondo me si è un po' omologato e voi stesse siete comunque considerate, nel migliore dei casi, anche un oggetto di indagine per certi versi, no? Perché a te ti sarà capitato, credo, che magari la gente o giornalisti o comunque gente anche non di testate specifiche di hard, ma anche testate generaliste, arrivino e ti chiedano: ma perché hai fatto questa scelta? Perché così? Perché cos'ha? E ci creano giù una specie di dossier sulla Pornostar 2021, no? 2021. Esattamente, sì, è curiosa questa cosa. Comunque, effettivamente si è un po' normalizzata la cosa, no? Si inizia a pensare che effettivamente la pornattrice non è che va là e fa solamente il porno, ma magari, sì, gli piace anche quello, gli è piaciuto fare quello, ma una volta, insomma, avendo la possibilità di cambiare, magari appunto inizia a fare moda, come hai detto tu, e scopri che appunto la sua passione è sempre stata quella, che lei voleva raggiungere quell'obiettivo da sempre, e magari è stato solamente il passaggio per arrivare a quello. Cioè, oltre al porno c'è tanto altro ovviamente della persona, e oltre al voler girare scene, una persona può volere tantissime altre cose, quindi perché effettivamente non sfruttare il trampolino di lancio? Certo. Perché questo è un ottimo trampolino di lancio per quanto riguarda la popolarità, appunto, metti tu e far conoscere una persona, soprattutto adesso che si sta iniziando a normalizzare questa cosa e non viene vista più come una cosa solo tabù, solo di cui non bisogna parlare, che bisogna lasciare all'angolo. Iniziano comunque ad emergere questi personaggi, ad essere conosciuti, ad andare in TV a parlare. Sì, anche perché poi, tempi, finalmente. Dal punto di vista professionale, magari, delle produzioni, questa cosa è venuta fuori perché voi, quando avete girato a Praga, diciamo, siete dovuti andare a girare all'estero per essere accettate in Italia, paradossalmente, diciamo così. Mentre invece poi, col sopraggiungere un po' delle piattaforme e di coloro che poi ragionano nell'ottica appunto di creatori di contenuti personali, ecco lì è venuta un po' la curiosità di capire come mai determinate coppie avevano successo affrontando Pornhub in maniera professionale, in maniera seria. E qui appunto, come si diceva prima, anche coppie famose con cui ha collaborato anche te, insomma, cioè affrontarla il Pornhub con il criterio di lavoro, diciamo un criterio di lavoro. Ecco lì, quindi, la curiosità per l'Italia è venuta più da quella dimensione di coppia, forse, che non dalla pornostar che lavorava in Italia, mentre invece quando la pornostar è andata a lavorare all'estero, rivenduta tra virgolette in Italia, è diventato oggetto di curiosità anche in Italia, la pornostar, diciamo, in Italia mi pare che in generale comunque vada di più, diciamo, quello più amatoriale, più vicino, diciamo, alla realtà magari rispetto ad altri paesi. È noto che si stanno andando molto queste coppiette, appunto, di fidanzate che si mettono a fare questi video, e danno molto, penso, una parvenza di normalità a differenza dei set, che ovviamente vengono apprezzate tantissimo. E ovviamente la gente è incuriosita. Anche perché finalmente inizia a trovarsi roba di qualità italiana, dialoghi italiani veramente di qualità, a volte è molto meglio delle case di produzione stesso. Nulla togliere alle case di produzione, però. Diciamo che la passione certe volte arriva anche da questo lato qua, e quindi te, avendo anche sperimentato questo aspetto, è un aspetto che comunque, come si diceva prima, porterai avanti un po' di pari passo con quello della produzione, quindi non è che dai una priorità all'uno rispetto all'altro, insomma, ecco. No, vorrei che fosse una cosa, esatto, che vada di pari passo, anche perché penso che sia alla fine è la stessa carriera, la stessa cosa, quindi io vado a girare per una produzione, ok, riesco in qualche modo ad autoprodurmi e guadagnare da internet, anche perché ormai questo strumento dà la possibilità veramente a tutti di provarci. Il porno è un ambiente molto democratico, forse il più democratico di tutti, quindi provateci anche voi, tanto c'è spazio per tutti. È meritocratico il porno, perché democratico va d'accordo, anche meritocratico. Meritocratico, esatto, sì. Quindi, insomma, alla fine
chi merita per diciamo, doti dimostrate sul campo, tra virgolette, di solito è quello che emerge, no? Anche a livello di un'ottica, diciamo, più o meno estrema. Tant'è che infatti poi alla fine si parla delle scene più viste, quindi di visualizzazioni, e tu vieni chiamata nel momento in cui la visualizzazione tua supera un certo limite, quindi in ogni caso è il fatto che la gente ti vede che fa sì che tu torni a girare con una certa produzione, diciamo, Sì, no? esattamente, certo. E che il tuo nome diventi sempre più importante. Alla fine è un fatto proprio è un fatto proprio di vetrina. Se quello che io vedo in vetrina mi piace, è evidente che quella ragazza funziona e quindi in una certa ottica gliela richiamo e faccio girare altre cose, insomma. Quindi ecco, comunque detto questo, ci sono tantissime cose che ancora non sono uscite di te, quindi diciamo, No, per era. praticamente tutto Budapest non è uscito. Non è uscito niente di Budapest, non ho idea di quando usciranno. E, vabbè, anche quello che ho fatto a Napoli ancora non è uscito niente, il progetto ancora è top secret. Quindi aspettiamo, bisogna aspettare. Sono in attesa anch'io, non vedo l'ora di vedere il tag su Twitter, perché poi ci sono subito i ragazzi che mi taggano su Twitter appena esce la scena. Non vedo l'ora di vedere anch'io il tag perché ci sono alcune scene molto carine che sono curiosa di vedere. Tu per prima, insomma, Sì, sì. sì. Senti, tu sei ancora decisa a livello di abitazione, domicilio, diciamo, sei sempre in Italia, non ti sei Sì, sono trasferita? sempre in Puglia, per adesso sempre a casa mia, per adesso non ho programmi di spostamento, sto cercando di gestire la cosa così. Però ripeto, se dovesse esserci una possibilità, come ti avevo detto anche la prima volta in intervista, una possibilità importante, devo veramente considerare l'idea di trasferirmi, lo farò ovviamente, non mi nego nulla, ecco. Per adesso, che se posso rimanere qua, penso che cercherò di rimanere qua perché io qua ho tutti quanti i miei amici, mi piace il mare, mi piace insomma stare in Italia, vivere in Italia. Se però dovesse esserci una buona possibilità, insomma, un motivo per trasferirsi, sicuramente lo farò. Non mi lascerò sfuggire l'occasione. Senti, te di fatto hai sposato, diciamo, il porno dal punto di vista proprio come performer. Ti è mai stato proposto di fare anche spettacoli dal vivo, show? Sì, mi è stato proposto. Sono in contatto con un club privé dove potrei andare in Puglia, però la verità non sono tanto convinta ancora. Non so se accetterò, se rifiuterò, ci sto pensando. Sicuramente, insomma, parlerò meglio con lui e valuterò. Però sì, ho avuto richieste, però ti dico, non è tanto una cosa che non è proprio il mio ambiente, ecco. Non sei una frequentatrice, nel senso, anche a livello personale. No, ma anche le discoteche, questi locali qua dove c'è molto casino, non sono nelle mie corde. Ah, Sono vecchia vabbè. inside, io sembro giovane, vedi, però dentro sono vecchia, voglio stare a casa, sono una pantofolaia. C'hai il griffino a quadri, quindi. Piace. Questo l'ha fatto mia mamma, è fatto a mano questo. È bellissimo, vedi? C'ha tutti i colori, è molto molto fa molto molto casa, fa molto molto casa, infatti, in effetti. E quindi insomma, te non sei una viveur, diciamo, non sei una Non sono una di quelle che fa baldoria il sabato sera. No. quindi forse per quello non hai preso in considerazione anche l'idea della lap dance, comunque dello spettacolo inteso come carriera, insomma, ecco. Ecco, un po' mi piacerebbe provare, no? Sempre un po' per la cosa della curiosità, di provare a vedere come va. Dall'altra, a differenza del porno, del set, di queste telecam, so per certo che è una cosa che non è proprio nelle mie corde. Magari potrei provare a farlo, magari mi convincerò a farlo una volta e vedere come va, magari va anche bene. Però non lo so, proposte ne ho avute, ma per adesso è tutto quanto un grande, non lo so. Anche perché con le feste di mezzo non ci volevo pensare, sinceramente. Beh, basta, rimandiamo tutto a gennaio. Ora Tanto si ci vede tutto. siamo. Ora ci siamo a gennaio. Ora ci siamo e infatti.
Stiamo programmando a gennaio. Senti, ora l'ultima cosa che ti chiedo, ma una ragazza giovane, comunque come sei te, e come siete comunque tutte, Le altre a sono molto più livello... giovani di me, se vogliamo mettere un pochino su lei. Io forse sono la più vecchietta che Questa sono idea. arrivata. Però, che a un certo momento, come hai detto te, per piacere, per curiosità, per voglia di sperimentare, per un qualcosa di umano, di un sentimento umanissimo, decide di fare una scelta che porta al girare una scenard, al fare un qualcosa di erotico, un qualcosa di porno, va bene. Però che poi dopo queste cose si trova sommersa dalle richieste, offerte, proposte, cioè si trova praticamente la casella della posta, tra virgolette, piena di varie umanità. Ma come la gestisce una cosa del genere? Perché è un cambiamento da così a così. Te il giorno prima dici: ma io voglio fare una scena porno perché mi voglio vedere in video come risulta, e dopo un mese diventa che te apri internet, vai su un social e ti ritrovi con 5.000 cioè, come si risolve questa cosa? Come si gestisce mentalmente anche? Guarda, io mentalmente la gestisco cercando di ignorarlo, cioè nel senso, io te l'ho detto, non sto lì a guardare i messaggi, assolutamente, non, per niente, su Instagram non guardo quasi mai messaggi, quando li guardo cerco appunto i messaggini selezionati dove vedo che magari dicono qualcosa, le cose brutte le lascio tutte quante da parte, io non... Poi non è che mi sento tutto quanto questo gran personaggio pubblico, sì, vedo che mandano i messaggi, però insomma è una cosa che mi aspettavo, no? Quindi semplicemente l'avevo messa in conto, adesso se il messaggio mi fa piacere, è piacevole scambiare due chiacchiere, rispondo al messaggio, per il resto cerco di Sì, ignorare un po' tutto perché sennò mentalmente... messaggi di apprezzamento o non apprezzamento, sì, ci stanno perché comunque ti metti in gioco, ma io ti dico proprio a livello di, diciamo, il personaggio Miriam Moore che viene richiestissimo a quel punto per le cose più svariate, per le produzioni più svariate, diventa una cosa che certe persone magari dicono: io delego qualcuno che mi risponda e che mi tolga, tra virgolette, le castagne dal fuoco, perché io non... Sì, lo vorrei pure io qualcuno che risponda per me ai messaggi. Beh, cerco di gestire per come posso. Sì, capito? effettivamente sarebbe comodo però un aiutante che sta lì a selezionarti un attimino i messaggi. Il problema è che molte volte gli aiutanti magari, almeno, meno che non trovi una persona del settore, no? È difficile, poi devi prima spiegargli che cosa devono chiedere, cosa devono fare, come devono portare, se no devi trovare qualcuno del settore che ci sia già dentro, che ti possa aiutare. Eh sì, è un po'... Però alla fine, cioè, siamo imprenditori di noi stessi qua, tutti quanti sono... Quindi è così che si... Piano piano ci si fa la Bisogna, vita. sì, bisogna gestire piano piano, gestire tutto quanto, capire bene che cosa si vuole fare e poi buttarsi. Imparare a fare questo tipo di decisioni. Va bene, allora senti, Miriam Moore, ecco una cosa carina che magari si chiarisce. Miriam Moore, Miriam Mari, perché a certi punti c'è Miriam Mari in certi siti, in certi siti c'è Miriam Moore. E te sei Miriam Moore, non sei Miriam Mari, Sì, no? praticamente ho niente. Io quando dovevo scegliere, io avevo scelto Miriam, non avevo scelto il cognome, e avevamo messo un cognome a caso. Poi quando siamo andati a modificare nel database, evidentemente c'è stato poi un qualche problema, per cui il primo video è uscito con il cognome a caso che avevamo messo, e poi gli altri invece si è settato tutto quanto in automatico con il cognome che era già stato inserito in realtà. Comunque no, niente di più, problemi insomma di database. Niente di più. Quindi, non sei bipolare, insomma. No, non sono bipolare, no, 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 semplicemente problemi. Cioè, oddio, sono anche un pochettino bipolare. Il problema principale è stato appunto trovare il cognome per il nickname, perché avevo scelto Miriam, ma non sapevo che cognome mettere. Quindi sono arrivata alla fraga che ancora non sapevo il cognome. Mi hanno chiesto i dati per il database e praticamente Giorgio ha detto mettiamone uno a caso, poi modifichiamo. Solo che quando siamo andati a modificare, nel frattempo, evidentemente dalla regia avevano fatto qualche montaggio già, quindi è uscito così. Però, infatti, i successivi, vedi, sono tutti quanti con il nome giusto.
Bene, allora insomma, questo, si chiarisce una volta per tutte questo. Quindi intanto c'hai gli oggetti di lavoro, al lato vedo quindi insomma questi soprammobili. Oh, ecco qua. Beh, c'è anche la paperella però, Sempre la capito? paperella, sì, ma la paperella è a tema, cioè è un diavoletto. Ah, ecco, vedo, la vedo È a bene. Sì. tema, è a tema. Comunque, ecco, hai arredato anche insomma questa mensoletta in maniera creativa. E quindi a questo punto, naturalmente, si fanno gli auguri di rito per l'anno che è cominciato da un po'. In realtà, già da abbastanza, perché siamo già una settimana, quindi in realtà, insomma, siamo già dentro. E in bocca al lupo, insomma, per queste cose che già ti avevi in mente, diciamo, avevi già pronosticato di fare per quest'ultimo mese, poi di dicembre, e quindi le rifarai poi a questo punto a stretto giro di posta. E quindi in bocca al lupo per questo. E poi appunto il ringraziamento, come sempre, per la disponibilità, per la simpatia, e quindi per la semplicità, che te sei molto acquiesciapone, è bello anche questo, insomma, resti Grazie. molto bella anche interiormente nel parlato, a livello proprio di molto semplice, ecco, molto, molto, molto diretta. Quindi questa è una cosa Ti molto positiva, che uno resti così anche strada facendo, no, in questo percorso. ringrazio. Ti ringrazio tanto, ti ringrazio di avermi invitata e spero di venire presto così magari parliamo meglio dei progetti che adesso sono top secret e non posso nominare. E niente. Ci sentiamo presto, quando vuoi, lo sai, io sono sempre disponibile, ci facciamo una chiacchierata quando vuoi. Eh sì, confermo, è sempre disponibile lei quando viene interpellata, ma questo si vede anche nei social, è una che risponde, non è una che sta lì, che prende cose e poi si fa i selfie e basta, insomma, ecco, quindi questo è già una cosa positiva. Ti ringrazio, allora ancora presto e buon proseguimento di questo inizio 2022 nella maniera più Grazie. migliore che possibile. Ti ringrazio. Buon inizio anno anche a te, ci sentiamo presto. Ciao. Bene, ciao.